Ciao ragazzi, benvenuti in questo nome, sono Alex e oggi giocheremo a Silent Hill. Un gioco per PlayStation 1 uscito nel 1999 fatto da Konami. È un gioco horror. Iniziamo. Ovviamente lo parlerò nelle cutscene perché dopo rovina un pochetto la suspense. Ed eccoci qui, questo è il gioco. Where are you going? Hey, wait! Stop! Molti giochi horror dovrebbero essere bui, possiamo dire. Ma questo è un pochetto chiaro, soprattutto agli inizi del gioco. Poi da lì cambierà tutto. Infatti per adesso sembra piuttosto normale. Quindi adesso attraversiamo questo vicolo. Siamo qui. Oh no, è vero. Qua ci sono alcune parti dove la telecamera sembra fare questa cosa qui, come vedete qua. Dà un pochetto fastidio, però ci si può abituare. Ora è già notte. Bene, ora si prosegue. Ora si sentiranno sempre di più delle sirene. Infatti già da qui si sentono abbastanza. E ora si prosegue. Questo è chiuso. What is this? What's going on here? Bene, e ora la cosa più facile da fare, la cosa più veloce da fare adesso è farsi ammazzare. Strano, ci è voluto molto meno tempo rispetto ad altre volte. Va bene. Was I dreaming? How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it.
You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Uh-huh. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. That's all I know. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brams, the next town over. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Yeah, thanks. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Bene, eccoci nel bar. Qua bisogna prendere tutto quello che si può, tutto quello che si potrebbe prendere. Per esempio, una bevanda energetica. Che fa in modo di farti recuperare energia. Adesso non lo uso perché sono già a posto. Però mi devo equipaggiare la pistola perché non è automatica questa cosa. Ora si prende la torcia e anche la mappa. Bene. Ora si va qua, si prende il coltello, che è anche una piccola arma backup, possiamo dire. E prendiamo anche la bevanda energetica. E che cos'è questo? Una radio. Una radio che non funziona. Vabbè, adesso salviamo. Perché è la prima cosa che dovremmo fare qua. Bene. Ora si va fuori. What's that? Radio. What's going on with that radio? Ora bisogna scappare e andare dall'altra parte della caffetteria e cercare di sparare al robot. That
This is not a dream. What's happening to this place? Bene, abbiamo ucciso il nostro primo mostro. E comunque dovremmo vedere. Dovremmo anche guardare di preciso quante munizioni abbiamo. 7, sì, possono bastare. Ah, sì. E ci prendiamo anche la radio. La radio può essere sia spenta che accesa. La radio spenta dopo sarà un pochetto inutile tenersela con sé. Però la radio accesa è molto utile perché, come avete visto, suona quando ci sono mostri in vicinanza. Quindi adesso bisogna andare in quel vicolo cieco dove siamo arrivati. Dove siamo arrivati. E quindi andiamo. Però prima bisogna vedere in che parte stiamo andando. Sto andando dalla parte sbagliata, quindi si va di sopra. Ecco, ora si sentiva un mostro in vicinanza. Ecco. Ora bisogna andare qua. Ah sì, la radio è molto utile perché può anche sentire più mostri che uno. Ah sì, il personaggio può stancarsi. È un piccolo dettaglio, in realtà è inutile perché puoi correre all'infinito. Però è un piccolo tocco. Ecco, questi ci servono invece. Le pallottole di pistola, queste ci servono molto. Ok, ora vediamo qua. Alla Isn't this scuola. Cheryl's sketchbook? She's at the school. Quindi bisogna andare nella scuola elementare di Midwich. Sarà molto più difficile di quanto pensate. E ora si vede anche quest'altra arma. Che si rivelerà molto più utile del dovuto. Soprattutto a scuola. Qui adesso ritorniamo in caffetteria. E salviamo di nuovo. Però adesso devo uscire da questa parte. Qua tipo. E dobbiamo ovviamente evitare i mostri così perché se no sprechiamo solamente pallottole, munizioni, ecco. Eccolo qua. Bene, ora si può salvare. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, commentate e iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!